Diretto da Sidney Pollack, I tre giorni del Condor è un film del 1975 con protagonista Robert Redford. Considerata una delle migliori pellicole del genere cospirativo e thriller, ha ricevuto un David speciale per la regia e ottenuto la candidatura agli Oscar per il montaggio. La sceneggiatura è tratta da un romanzo di James Grady. Emergenza. Sono Jotter. Nominativo in codice. Ah, Condor. Il libro I sei giorni del Condor è stato quasi totalmente riscritto per il film. Gli sceneggiatori cambiarono tantissime cose. Ad esempio la trama, che è stata rielaborata e intricata maggiormente. Praticamente tutti i nomi sono stati modificati e la tranquilla città di Washington è stata sostituita dalla più frenetica New York. Il mood quindi è un po' diverso, ma l'anima no. E infatti il comune denominatore tra libro e film rimane sempre il pessimismo verso le istituzioni. È ricattabile. E se fosse uno dei tanti mercenari? Il film fu un grande successo in America perché nel 1975 la popolazione era parecchio dubbiosa sulla politica della propria nazione. Gli Stati Uniti infatti erano appena usciti dallo scandalo Watergate, il fallimento della guerra nel Vietnam era ancora sulla bocca di tutti e in pochi nutrivano ancora fiducia nella CIA e nei media che si credeva manipolassero l'informazione. Questa pellicola è quindi riuscita sia a far smuovere le coscienze e sia a esprimere un sentimento condiviso da gran parte del popolo americano. C'è del marcio nella CIA, te l'ho detto, Higgins. Originariamente il regista del film sarebbe dovuto essere Peter Yates e il protagonista Warren Beatty. Era già tutto pronto e firmato. All'ultimo momento, però, al produttore Dino De Laurentiis capitò l'occasione di poter ingaggiare Robert Redford, uno dei suoi attori preferiti, che però, per partecipare alla pellicola, gli pose una condizione, ovvero quella di avere Sidney Pollack alla regia. De Laurentiis accettò questa condizione e quindi dovette licenziare in tronco sia Beatty che Yates. Ma quest'ultimo, la prese così male che non accettò una buona uscita, ma si fece dare tutto il suo intero compenso, come se avesse girato il film per intero. Io capisco che per lei è stata una brutta giornata, un'esperienza. Una bella esperienza, indovinato! Per entrare al meglio nella parte, Robert Redford lesse un sacco di documenti dei servizi segreti, quelli desegretati ovviamente, e trascorse tantissimo tempo insieme a Richard Helms, l'ex direttore generale della CIA, che sul set gli faceva anche da consulente. Vi racconto adesso un piccolo dettaglio. Robert Redford è noto per essere mancino e molte delle cose che fa nel film le esegue proprio con la mano sinistra. Ma quando scrive, se lo osserviamo bene, lo fa sempre utilizzando la mano destra, in una maniera anche un po' incerta. La tua grafia cinese migliora di giorno in giorno. Tutto qui, nient'altro. Alcuni critici bollarono il film come propaganda politica, anche per le note posizioni liberali di Pollack e Redford. Entrambi però smentirono più volte queste accuse, dichiarando che ciò che li aveva maggiormente interessati al progetto era stata l'opportunità di poter lavorare su un genere che fino a quel momento non avevano ancora affrontato. Anzi, Pollack aveva anche ricevuto delle offerte da certi rami della politica per sostenere economicamente il film, ma le aveva rifiutate categoricamente per poter essere più libero sia da un punto di vista produttivo che artistico. Capita spesso anche a me. Nel 1997 Sidney Pollack citò in giudizio un canale televisivo danese che aveva trasmesso il film modificando le dimensioni del video. Per capirci, le sue proporzioni erano differenti dalla risoluzione originale. Il regista era arrabbiatissimo perché secondo lui quella modifica grafica aveva violato il copyright dell'opera, alterandone quindi il suo significato artistico visivo. Tutta quella sua rabbia però fu vana perché i diritti del film non erano suoi, ma della casa di produzione, e quindi Pollack alla fine perse la causa. Cristo! Ultime rapide curiosità, e cominciamo dicendo che il film è stato girato a fine estate, ma essendo ambientato in inverno, gli alberi non potevano avere le foglie. Nelle strade, quindi, prima di iniziare le riprese, un team specializzato aveva il compito di, denudare i rami per rendere il tutto più invernale. Fecero un lavoro minuzioso piano piano perché Robert Redford, da ambientalista convinto, era sempre lì a controllare che le piante non subissero dei danni. Testimoni raccontano che si arrabbiò più volte. Inoltre, una cosa davvero particolare dei Tre giorni del Condor è che è l'unico lungometraggio hollywoodiano ad essere stato girato all'interno del World Trade Center, le Torri Gemelle.
In più, il posto dove Turner va a prendere il pranzo per tutti, il Lexington Candy Shop, esiste ancora a New York ed è sempre uguale a quello dell'epoca. Infine, nella pellicola ci sono due camei del regista Sidney Pollack. Nella versione originale è la voce al telefono del fidanzato di Katie, ma lo vediamo anche nei panni di un tassista che tira un urlaccio a Robert Redford. Dove Cristo vai? Apri gli occhi, imbecille, e dormi la notte, non in mezzo alla strada! Bene, queste erano le più belle curiosità di un cult come i tre giorni del Condor. Servizi segreti americani, mai beccato nessuno.